Benissimo che non avrebbero capito nessuno, ma io sono così, lo faccio perché io voglio capire. Le mie giornate per tutto settembre sono state col sottofondo del Grande Fratello e anche in questo momento lo stavo guardando, ma ora devo interrompere perché è arrivato il momento dei preferiti del mese. E prima di tutto, hello there, perché vi devo salutare. Oggi sono qui, appunto, il video di oggi sarà dedicato ai preferiti di settembre. Per me settembre è stato... aspettate che mi sistemo i capelli. Per me settembre è stato un mese bellissimo perché sono ritornata su YouTube, nel senso che prima, come vi ho già spiegato in un sacco di video, quindi non mi dilungherò troppo, in questi ultimi mesi, appunto, mi ero concentrata più sul risolvere delle cose mie personali, come per esempio l'ansia, che ancora non è risolta al 100%, però diciamo che dovevo concentrarmi più su altre cose della mia vita. E per me settembre è sempre sempre l'inizio di tutto, il ricominciare da zero, molto più di Capodanno, quando inizia poi l'anno nuovo. Quindi, appunto, sono stata felicissima, lo dico già all'inizio del video, di vedervi felicissime, sono stata felicissima di vedervi felicissime del mio ritorno, nel senso che voi eravate ancora lì, mi stavate aspettando e vi ringrazio tantissimo, perché per me vuol dire davvero davvero tanto. Non è scontato che una persona mi rimanga ad aspettare, mi continui a sostenere anche se magari ho fatto meno video, quindi vi voglio ringraziare tantissimo 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 e sappiate che sono super carica. Infatti l'autunno è la mia stagione preferita, quest'estate non vedevo l'ora, dicevo per favore l'autunno deve arrivare, deve arrivare. Mai come quest'anno ho atteso così tanto l'autunno. Adesso è arrivato e io sono... non lo so, continuo a ripetere che sono felicissima, ma davvero questi mesi, settembre, ottobre, novembre, poi vabbè lasciamo stare dicembre col Natale, mi danno un sacco di carica. Quindi, appunto, oggi si parlerà di settembre e anche se non ho iniziato subito subito con le mie canzoni preferite, non vi preoccupate, ci sono delle canzoni anche per questo mese. La prima canzone è di Zayn featuring Sia e si intitola Dusk Till Dawn. Appena l'ho sentita, appena ho visto il video, ho subito detto questa canzone sarebbe perfetta come colonna sonora, per esempio, per un James Bond, di un film di James Bond, perché ha proprio quel sound da colonna sonora di un film, e se non sbaglio sarà proprio la colonna sonora di un film, non di James Bond, però appunto hanno creato questa canzone anche per un film e a me piace davvero davvero tanto perché si riconosce lo stile di Zayn. Io personalmente seguo più Zayn che Sia e quindi ho riconosciuto tanto comunque entrambi i generi, cioè si sente tanto Zayn e si sente tanto Sia, e secondo me insieme hanno fatto un lavoro bellissimo. Questa canzone è veramente bella. Adesso siamo pronti per l'acuto di Zayn, che c'è sempre. È da quando è nei One Direction che fa questi acuti. Se l'avevate già sentita, ma correte ad ascoltarla perché io la trovo bellissima. E un'altra canzone molto bella che ho ascoltato tanto durante questo mese è la canzone di Liam insieme a Zed che si chiama Get Low. Questa canzone, se non sbaglio, è uscita prima di settembre, però a settembre è uscito il video musicale, quindi diciamo che quello me l'ha fatta riascoltare e me l'ha fatta piacere ancora di più, perché sinceramente inizialmente non mi convinceva tantissimo. Invece soprattutto le mie amiche l'hanno ascoltata un sacco, in particolare Gloria, che saluto, che è innamorata di Liam, mi ha detto no no no, ascoltiamola, ascoltiamola, e in effetti ascoltandola più volte anche questa canzone mi ha mandato in fissa, e appunto come vi ho detto si intitola Get Low. Passando
ai film e serie TV, vi devo parlare di alcune cose. Prima di tutto, a settembre ricominciano tutti i programmi praticamente. Infatti è iniziato X Factor, cosa che è iniziato Hell's Kitchen, è iniziato Bake Off Italia, io li guardo tutti. Ma la cosa più importante, perché devo dire la verità, sono i miei programmi preferiti. Lo so che alcuni non saranno d'accordo perché sono dei programmi ritenuti un po' più stupidi. In realtà anche questi sono semplicemente di intrattenimento. Uomini e Donne e Il Grande Fratello VIP. Vabbè, Uomini e Donne poi continuerà fino a giugno ogni singolo giorno, quindi è un'altra storia. Io adoro Uomini e Donne, lo seguo da un sacco. Mentre il GF VIP sono felicissima che abbiano fatto la seconda edizione, perché l'anno scorso appunto hanno introdotto questa novità di fare il GF VIP e sono felicissima che appunto l'abbiano rifatto anche quest'anno, perché mi piace tantissimo e, come vi ho detto, mi piace anche, oltre che vedere la serata del lunedì sera, mi piace anche durante il giorno ogni tanto andare a controllare cosa fanno sull'app, perché non lo so, è proprio di intrattenimento. A me piacciono queste cose dove, a parte che si può vedere anche più scientificamente come un esperimento sociale, perché alla fine tu guardi degli umani che convivono per 24 ore su 24 per quasi 3 mesi, e a me piace tantissimo osservare le dinamiche che si creano, quindi litigi piuttosto che le amicizie, piuttosto che i tradimenti, parlare dietro, poi parlarsi in faccia, quindi litigare. Cioè, mi piace davvero tantissimo, quindi è per questo che appunto sono appassionata di questi programmi considerati tipo trash, ma a me diverte proprio per questo, perché riconosco la stupidità a volte di questi programmi ed è questo che mi piace, cioè che mi intrattiene. E poi verso fine settembre, perché è uscito verso fine settembre, sono andata a vedere il film Valerian. Ve l'ho detto che volevo andare tantissimo a vedere questo film, benedetto film Valerian, perché il protagonista è Dane DeHaan, che è un attore che mi piace tantissimo, e poi c'è anche Cara Delevingne, quindi mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio. Non so se lo potete trovare ancora al cinema, però in ogni caso a me è piaciuto molto. Devo dire la verità, non è il film che io avrei guardato normalmente, perché il genere è comunque fantascientifico, è ambientato nel futuro, ambientato tra mille pianeti diversi nell'universo, e di solito a me questi film non piacciono tanto, preferisco le cose più realistiche, se legate allo spazio, mentre questo appunto è fantascientifico. Però sono felice comunque di averlo visto, perché secondo me vederlo al cinema è molto meglio che poi aspettare che esca in DVD o comunque vederlo alla TV o sul computer. Quindi appunto mi è piaciuto un sacco e poi ci tenevo a vederlo, appunto perché io sono tanto tanto fan di Dane DeHaan e volevo sostenerlo anche andando a vedere questo film dove lui è protagonista. Una cosa un po' diversa dal solito: oggi vi parlerò di questo libro che sempre la mia amica Gloria, oggi in questo video è presente anche se non è qui la mia amica Gloria, ha preso in biblioteca questo libro e, andandolo a cercare su internet, ho scoperto che è un libro abbastanza raro da trovare, perché è un'edizione tipo degli anni 80 e non l'hanno più ristampato, o comunque è molto difficile da ritrovare questa versione che è quella originale, e si intitola Astrologia, come costruire e interpretare l'oroscopo. Linda Wolf è la scrittrice ed è veramente una cosa bellissima, super interessante, a prescindere che uno ci creda o meno. È davvero interessante leggere come vengono interpretati gli astri, com'è la suddivisione dello zodiaco. Poi ci sono un sacco di immagini, di illustrazioni a colori molto belle, e ci sono tutte queste spiegazioni anche proprio matematiche, con un sacco di tabelle, anche solo per divertimento. Poi io per certi versi ci credo anche, non a tutto, però sicuramente al fatto della suddivisione dello zodiaco, dei segni zodiacali, io ci credo molto. Non so perché sta cambiando la luce, sì, tipo sono scurissima in alcuni momenti, ma non importa. In ogni caso, forse non è proprio, cioè non ve ne sto parlando proprio per consigliarvelo, perché appunto non è facile reperirlo, però in generale volevo dirvi che durante settembre mi sono molto appassionata all'astrologia e sto leggendo un sacco di libri, sia online che cartacei veri e propri, su questo argomento, perché più che dell'oroscopo, che comunque è carino leggerlo ogni tanto, è bello, a me interessa tanto proprio capire quali forze possono, diciamo, influire su di noi, che provengono magari dall'esterno della Terra, quindi come i pianeti influiscono su di noi. È veramente bellissimo, molto molto interessante. Poi qui mi sono segnata tra la lista delle cose belle di settembre: evviva l'autunno, quindi ve ne ho già parlato, sono felicissima dell'autunno, e una cosa che voglio fare assolutamente quest'anno è organizzare un party di Halloween, ovviamente il 31 ottobre, quindi ho anche comprato alcune cosine da Tiger e in generale
virale online, perché voglio fare un vero e proprio party di Halloween, perché si dice Halloween, non Halloween, e volevo chiedervi se vi va di vedere poi una haul, magari più verso Halloween, una haul dove vi faccio vedere tutto quello che ho preparato per organizzare la festa perfetta di Halloween e darvi magari qualche consiglio, perché sapete che io questa fissazione per le festività, per le feste, quindi mi piace festeggiare bene ogni singola festa perché sono come delle tappe, dei riti durante l'anno e mi piacciono davvero tanto, quindi fatemi sapere se appunto volete dei consigli su Halloween al di là dei costumi e robe varie. Tra l'altro sto anche pensando di cosa vestirmi, perché ovviamente ad Halloween al mio party si potrà entrare solo se travestiti, non vale vestirsi tutti di nero e dire oh non avevo tempo perché ho avvisato i miei amici un mese prima. Quindi mi raccomando. Poi c'è una novità. Vorrei cercare di introdurre nei preferiti del mese la parte dedicata alla Polaroid del mese, perché io ho la macchinetta per fare le Polaroid e in effetti ne scatto anche abbastanza, però non così tante da avere tanti ricordi, diciamo, della mia vita, del mio anno. Quindi mi piacerebbe fare almeno una Polaroid al mese o anche di più e poi mostrarvela. Per questo mese volevo mostrarvi questa Polaroid qui e ci siamo io e Greta. Come avrete visto dai social, come avrete visto anche dai nostri canali, ci siamo viste a settembre ed era da tantissimo tempo che non ci vedevamo, perché tra mille cose, viaggi piuttosto che impegni, veramente non eravamo riuscite a vederci per tutta estate, cioè era stato davvero difficile organizzare, e quindi sono stata felicissima finalmente di rivederla a settembre. Poi ovviamente adesso che abbiamo meno impegni e meno viaggi in programma, io poi coi viaggi lasciamo stare, sicuramente riusciremo a vederci molto di più, però per questo mese me lo voglio ricordare anche per essermi riunita o comunque rivista con Greta, cui tengo davvero tantissimo. E poi un'altra cosa di cui non vi ho parlato su questo canale, credo proprio di no, perché ve ne ho parlato sul canale dei vlog, che ovviamente è sempre linkato in descrizione, andate a vedere i miei vlog perché sto facendo anche un sacco di vlog sul secondo canale. Non vi ho ancora parlato di un'altra novità, ovvero che ho aperto ufficialmente il mio account di Musical.ly. E questo perché? Perché dopo tanto tempo che Luciano mi diceva Cleo apri il canale, poi anche Greta quando è venuta qui da me mi ha fatto vedere il suo profilo di Musical.ly, abbiamo fatto dei Musical.ly insieme, mi sono resa conto che tra una cosa e l'altra io ho fatto un sacco di Musical.ly insieme ai miei amici, ma non ho mai provato a farne uno io da sola per un mio possibile profilo. Quindi ci ho provato, vi ho chiesto sui social se vi andava di vedere dei Musical.ly fatti da me e quindi ho deciso di aprire il mio profilo Musical.ly. Ovviamente io sono all'inizio, non sono esperta, non ne ho mai fatti tanti, quindi magari li troverete di genere un po' diverso rispetto ai Musical.ly che magari vedete normalmente su quest'app, però se vi va di guardarli, siete curiosi di vedere che cosa combino io, il mio nickname su Musical.ly è semplicemente Cleo Toms, tutto attaccato come alla fine su tutti i miei social. E siccome voglio assolutamente, perché di solito io alla fine dei preferiti del mese taglio sempre l'ultima parte del canale, del mio canale del mese, perché ho paura sempre che poi il video venga troppo lungo, però non voglio tagliare questa parte, quindi vi dico che il mio canale del mese si chiama Sierra e Alex and Alex, che sono due youtuber, cioè in realtà lei è partita come youtuber da sola e io la seguivo e faceva video tipo i miei, quindi beauty, lifestyle, parlava un po' di tutto sul suo canale principale, e poi si è fidanzata con Alex e hanno aperto questo secondo canale dei vlog insieme e riprendono le loro giornate, la loro vita quotidiana, abitano insieme, hanno un gatto bellissimo, una casa bellissima, sono americani e semplicemente fanno questi vlog sulla loro vita, su quello che accade, e a me piacciono davvero tantissimo. Lei mi piace davvero un sacco, lui è carinissimo, quindi secondo me, anche per chi magari non sa benissimo l'inglese, è bello guardare ogni tanto dei video in inglese per tenersi un po' allenati, e loro sono veramente tanto tanto cari e soprattutto veri, cioè si vede che nei vlog, cioè se una loro giornata è noiosa, stanno semplicemente a casa, loro la riprendono e non hanno paura di mostrarsi come sono davvero, quindi ve li consiglio un sacco. Bene, i preferiti del mese sono finiti, spero che vi sia piaciuto anche questo mese di settembre. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche a voi piace tantissimo l'autunno quanto me, oppure altrimenti scrivetemi la vostra stagione preferita. Io spero che anche voi amiate l'autunno, perché su questo canale nei prossimi mesi vedrete un sacco di cose a tema autunno, Halloween e poi il nostro caro e amato Natale. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!